questa meccatura? Meccatura è una foglia d'argento. La foglia d'argento si applica sul legno e poi si passa a questa velatura. Secondo, cioè, la mecca è gialla, tende a dare il giallo oro. Volendo si può abbassare di tono, annullare il giallo, diluita con delle anelline. E si dà un oro diverso. Ma cosa avviene? Una reazione? Una reazione, no, è una velatura che viene passata così e appare l'oro. E rimane indelibile? Nessuna reazione, è soltanto indelibile, sì. È una cosa che nel tempo troviamo oggi, dopo 400 quindi, anni, li troviamo in buono stato. Quindi quegli effetti di dorature che si vedono nelle chiese? Si mantiene, sì, sì, bellissimo, perché poi dove qualcuno ha sfregato un po' troppo, appare quella nota di argento che le fa bene, sì, alleggerisce questo ornato, se no queste realtà li rendono molto per questo. Sono complesse. Ecco, quindi da quello che è emerso in questa conversazione, la descrizione di queste tecniche, ci rendiamo conto dell'importanza di ciò che avviene all'interno di questa bottega. E ci rendiamo anche conto dell'importanza che qui ad Alghero ci sia un laboratorio, un luogo in cui l'arte, quella che ci giunge dai secoli passati, non è morta ma sopravvive, deve sopravvivere, proprio ad opera di un artista che è, aggiungiamo, ecco, è anche un pittore, è anche un artista, non artigiano soltanto, ma anche un artista quotato, che ha partecipato a moltissime mostre di importanza nazionale, che ha conosciuto grandi artisti come Guttuso, come De Chirico ed altri. Per diverso tempo assieme con Guttuso, con De Chirico, c'è questo aspetto, ecco, sì, c'è questo aspetto che mi interessa sottolineare della figura, sì, della figura di Elio Pulli, ma dedicheremo un'altra trasmissione esclusivamente alla pittura, dalla quale vi dico scopriremo un artista molto importante, la cui presenza arricchisce il fenomeno artistico nel nostro territorio, nella nostra città. Da quello che abbiamo visto e detto possiamo concludere che quello che avevamo detto sia nella presentazione come all'inizio di questa trasmissione, la presenza di una bottega che ricalca le antiche botteghe rinascimentali di secoli passati, non è, ecco, un sogno ma è una realtà, possiamo dire questo. Pensiamo di portarla almeno con i miei figli, ecco, e con altri che vorranno. Ecco, che prospettive ha un'attività di questo genere? Ah, non è che voglia fare grandi cose, io voglio appunto continuare il discorso appunto di mio padre, un discorso di mio nonno, un discorso che continuare, cioè che non si perdano certi valori, un mestiere così bello, che non vada così a perdersi, perché già molti artigiani sono scomparsi e i giovani non li vedo interessati a queste cose qua e mi dispiace, per quanto appunto sono dei giovani molto validi, che si aggiunga qualcun altro a questo lavoro. Sì, ma vede, il discorso che nasce all'interno di questa bottega e della sua attività, e di artista ma anche di artigiano, con la maiuscola diciamo sempre, come artigiano nel senso di maestro, come si chiamavano quelli del passato, è un discorso, penso che sia ristretto ad un'elite di poche, che debba rimanere ristretto perché... Cioè rimane ristretto perché poche riescono ad arrivare a certi livelli. Che è un'arte difficilissima. Ecco, che ruolo gioca l'esperienza in questa attività? Gioca molto. Lo studio, ecco, quale cosa è più importante? Ci vuole, però uno che nasca artigiano a questi livelli. Cioè la passione. La passione perché continuamente appaiono delle cose nuove, e quindi bisogna studiare continuamente, dice io so dorare e basta, è d'oro. No, ci sono delle dorature particolari, delle dorature mai viste, quindi bisogna saper fare anche quello, riuscire a fare... Quindi c'è una cultura... Una continua ricerca. Per l'artigiano a questi livelli non si ferma mai, deve sempre a studiare la pennellata nel restauro,
studiare appunto tante cose, il tocco dell'intagliatore che ha intagliato una certa cosa, quindi... Cioè in ogni gesto, ogni in ogni gesto, azione c'è la mano proprio dell'artista, la firma quasi. La firma, sì. Dell'artista. No, non è... Che è leggibile, ecco, è quella che conta poi nel tempo. Che... Deve essere così. Va bene. È un lavoro complesso, quindi è bello, perché è ricco, e vario. Sì. Interessantissimo. Ah, io mi auguro di aver interessato ed intrattenuto i telespettatori con queste, con la presentazione di questa artista, di questa bottega e con la descrizione di queste tecniche, e mi auguro che i telespettatori siano rimasti soddisfatti, e rimandiamo ad un'altra trasmissione la trattazione di Elio Pulli Pittore, che ha ancora tante sorprese, tante meraviglie da raccontarci e soprattutto tante cose interessantissime, tanti dipinti molto interessanti da farci vedere. E se il caso vedremo anche Elio Pulli mentre crea queste sue composizioni. Ecco. Speriamo che questa nostra curiosità non sia una profanazione della sua arte, ma conoscendolo, un artista abbastanza, un uomo molto mite, fra l'altro molto gentile, un vero artista, penso che questa nostra intrusione non provocherà alcun guaio alla sua collaborazione artistica. Ringrazio i telespettatori per l'attenzione e arrivederci.